Dio della pace illumini i cuori perché cresca in tutti la volontà di dialogo e di riconciliazione. Così Papa Francesco durante il Regina Coeli in piazza San Marco a Venezia. L'Europa nasce dalla tragedia della guerra e se non riesce ad avere gli strumenti della pace tradisce se stessa e fa mancare qualcosa. Il cardinale Zuppi, presidente della CEI. Al via il progetto per la stima dei tempi chirurgici negli ospedali della BAT. L'obiettivo è quello di ridurre i ritardi e migliorare la qualità delle cure. Sono quasi 30.000 le imprese agricole guidate da donne e da giovani under 35 in Puglia. Hanno scelto di investire il proprio futuro in campagna. I dati di Coldiretti regionale. Questa mattina il distretto urbano del commercio di Trani ha presentato in villa comunale il sistema di videosorveglianza già attivo. Buongiorno e benvenuti alla prima edizione del telegiornale di Teledeon. Il Dio della pace illumini i cuori perché cresca in tutti la volontà di dialogo e di riconciliazione. Così Papa Francesco durante il Regina Coeli in piazza San Marco a Venezia è tornato a parlare per le tante popolazioni che soffrono a causa di guerre e violenze. Sentiamo. Come domenica vogliamo invocare l'intercessione della Vergine Maria per le tante situazioni di sofferenza nel mondo. Penso ad Haiti, dove è in vigore lo stato d'emergenza e la popolazione è disperata per il collasso del sistema sanitario, la scarsità di cibo e le violenze che spingono alla fuga. Affidiamo al Signore i lavori e le decisioni del nuovo Consiglio Presidenziale di transizione, insediatosi giovedì scorso a Port-au-Prince, affinché con il rinnovato sostegno della comunità internazionale possa condurre il Paese a raggiungere la pace e la stabilità che tanto hanno bisogno. Penso alla martoriata Ucraina, alla Palestina, a Israele, ai Rohingya e tante popolazioni che soffrono a causa di guerre e violenze. Il Dio della pace illumini i cuori perché cresca in tutti la volontà di dialogo e di riconciliazione. Cari fratelli e sorelle, grazie ancora per la vostra accoglienza, grazie al Patriarca. Vi porto con me nella preghiera e anche a voi, per favore, non dimenticatevi di pregare per me, perché questo lavoro non è facile. L'Europa nasce dalla tragedia delle guerre, se non riesce ad avere gli strumenti della pace, tradisce se stessa e fa mancare qualcosa. Sono le parole del cardinale Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana, al convegno dal titolo In dialogo per costruire giustizia sociale e ambientale, organizzato da diverse realtà impegnate nel sociale. Il tema della pace non è facoltativo. Pensavamo che fosse garantita. Abbiamo scoperto che non è così. Il passaggio a questa consapevolezza deve tradursi in scelte, in un dialogo serio, che deve prevedere risposte in un mondo che non può non preoccuparci. È quanto ha ribadito il cardinale Matteo Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana, durante il convegno dal titolo In dialogo per costruire giustizia sociale e ambientale, che si è svolto nella sala Farnese di Palazzo d'Accursio a Bologna. L'arcivescovo ha anche ricordato che l'Europa nasce dalla tragedia della guerra e se non riesce ad avere gli strumenti della pace tradisce se stessa e fa mancare qualcosa. Mi auguro, sottolinea Zuppi, che sappia scegliere la cultura della pace per far tesoro della propria storia e portare visione di pace indispensabile.
L'incontro, promosso da diverse realtà impegnate nel sociale, è stato un momento pubblico di confronto e discussione per focalizzare i principali nodi sociali, culturali, economici e politici determinati, da un lato, dalla crescita esponenziale delle diseguaglianze nelle loro molteplici forme e dall'altro dalla sempre più preoccupante accelerazione della crisi climatica. Gesù è amore, tutto il Vangelo si condensa in questa parola. Padre Giuseppe Cuomo, ieri durante l'omelia nel santuario Santissimo Salvatore di Andria. Ascoltiamo un breve stralcio. Gesù è amore. Gesù, tutto il Vangelo si condensa in questa parola, amore. E voi dovete portare Gesù. Voi dovete portare l'amore dovunque siate. Perché eravamo studenti di tutto il mondo, dall'America, America Latina, dall'Asia, dall'Europa, alla Gregoriana, c'è un po' di tutti. È internazionale. Se il nostro cuore non ci rimprovera nulla, abbiamo fiducia in Dio e qualunque cosa chiediamo, la riceviamo da Lui. Perché osserviamo i suoi comandamenti. La cosa importante è che noi crediamo nel nome del Figlio tuo, Gesù Cristo, e che ci amiamo gli uni gli altri. E là è il problema, fratelli, amarci gli uni gli altri. Tutto il Vangelo si esprime in questi termini, i 10 comandamenti. È un esercizio di amore verso gli altri. Al via il progetto per la stima dei tempi chirurgici negli ospedali della BAT. L'obiettivo è quello di ridurre i ritardi e migliorare la qualità delle cure. Sentiamo. Sarà avviata a maggio negli ospedali Bonomo di Andria e di Miccoli di Barletta il progetto regionale di digitalizzazione, sistema di tracciabilità dei tempi chirurgici finanziato con fondi PNRR e che vede la ASL BT come azienda capofila a livello regionale per lo sviluppo del progetto e azienda pilota nella fase di implementazione. È un processo che consente di registrare e monitorare la durata delle diverse fasi di un intervento chirurgico. Questo strumento è utile per valutare l'efficienza operativa, identificare aree di miglioramento, ridurre le liste di attesa e ottimizzare la pianificazione delle risorse all'interno del reparto chirurgico. Il sistema infatti consente una valutazione attenta del rischio clinico tramite una maggior standardizzazione dei flussi e la tracciabilità del processo. Migliora la capacità di programmazione delle risorse, di pianificazione degli interventi e di gestione dei materiali per l'allestimento delle sale. La misurazione inoltre permette di analizzare e migliorare i tempi d'uso delle sale operatorie e di ridurre il tasso di interventi cancellati, di gestire più efficacemente le liste d'attesa dei ricoveri che prevedono interventi grazie ad una migliore pianificazione dei flussi operativi e la possibilità di confrontare prassi operative simili tra diverse strutture. L'obiettivo principale del tracciamento dei tempi chirurgici effettuato in collaborazione con le direzioni dei presidi ospedalieri e con le unità operative di chirurgia, prosegue Ivan Viggiano, direttore amministrativo dell'ASBT, è quello di migliorare l'efficienza e la qualità delle cure chirurgiche. Questo strumento, conclude Viggiano, evidenzia ancora una volta come l'azienda sanitaria locale BT sia pronta a recepire i cambiamenti e le opportunità della trasformazione digitale. Sono stati quasi 100 i controlli gratuiti per i nevi effettuati nell'ambulatorio solidale Noi con voi ad Andria. Nell'ambito del progetto Salviamoci la pelle, è nato dalla collaborazione tra Calcit, Misericordia ed equipe del professor Paolo Romita. Nella seconda giornata di prevenzione per i nevi, nell'ambito del progetto Salviamoci la pelle, ideato dal Calcit di Andria che quest'anno celebra i 40 anni di attività, in un solo pomeriggio sono state 97 le visite gratuite di controllo all'interno dell'ambulatorio solidale Noi con voi della Misericordia di Andria, effettuate dall'equipe medica del professor Paolo Romita. L'ambulatorio della Misericordia di Andria è aperto al pubblico per tutta la comunità di Andria.
e non, per varie specie di visite, come dei cibi volontari che mettono a disposizione il loro tempo libero, dalla visita dermatologica come oggi, oppure anche visita cardiologica, ginecologica e visite simili. In questo caso stiamo lavorando in collaborazione con il Calcit, quindi diciamo, cercando di coprire il più possibile tutta la rete. Molti dei pazienti che si sono sottoposti allo screening gratuito non avevano mai eseguito un controllo o comunque non lo eseguivano da molti anni. La prevenzione rappresenta un'esigenza urgente, testimoniata dalle diverse diagnosi di lesioni cutanee e sospetti tumori ai quali è stata già consigliata l'asportazione chirurgica. C'è stato un afflusso incredibile, abbiamo ancora oltre 200 prenotazioni che speriamo risolveremo a breve, perché la richiesta è tanta, perché c'è necessità di questo screening fondamentale. Le nostre progettualità viaggiano su due direttrici principali, e cioè l'assistenza al malato oncologico e la prevenzione, e questo progetto, questa iniziativa rientra appunto in questa seconda direttrice. A Bisceglie il convegno internazionale di filosofia alla tela del Mediterraneo per parlare anche di donne. Luca Ciciriello. La difesa dei diritti delle donne è stato questo il tema principale del convegno internazionale di filosofia alla tela del Mediterraneo, svoltosi anche a Bisceglie. Obiettivi: sviluppare un'autocoscienza e superare pregiudizi e diseguaglianze. Sorellanza, cooperazione, compartecipazione e rispetto sono state le parole al centro dei dibattiti. In nome del progresso e per il bene dell'umanità, hanno precisato gli organizzatori, e nel contesto del Mediterraneo, appunto, che espone di saperi. I linguaggi del Mediterraneo per il momento vorremmo che non avessero confini, non avessero guerre. Quindi noi, da un punto di vista filosofico, scientifico, legislativo, di diritti, stiamo ricostruendo una rete del Mediterraneo che va a focalizzare tutti gli intenti, non soltanto sociopolitici, ma direi culturali. Questo sforzo è proiettato a un contesto, come dire, di serenità, di pace? Lei tocca ovviamente un'argomentazione di questi giorni sempre più pressante, la pace, no? L'idea di pace. Oggi c'è una politica egemonica che va in un'altra direzione, quindi io direi che dobbiamo essere attenti ai linguaggi di tutti i popoli, alle loro tradizioni, ai loro confini e anche agli sconfinamenti. Qual è la bussola di un cronista di guerra o di frontiera? Guardi, la freddezza. C'è un cronista di guerra, deve essere molto freddo, cioè il fatto non deve diventare suo, per leggere bene quello che vede, per capire bene quello che vede, non deve diventare suo, perché solo così riesce a vedere esattamente le cose come stanno, a descriverle per quello che sono, a cogliere i dettagli, i personaggi, le sottigliezze, che a volte sono le sottigliezze quelle che ci fanno capire bene le cose. Quindi il cronista, la prima cosa che deve fare è spogliarsi completamente di se stesso e essere freddo, freddissimo fino al ghiaccio. Questi eventi Laura Blu li ha organizzati fondamentalmente per diffondere cultura. Molto spesso ci sono degli eventi che sfociano in altro, diventano spettacolo. Invece, grazie all'Istituto per gli Studi Filosofici, che è un istituto internazionale che ha fondato Gerardo Marotta a Napoli, noi abbiamo voluto portare qui all'interno del territorio bicegliese e molfettese la tela del Mediterraneo, un convegno importantissimo che parla dei diritti delle donne e anche della letteratura inerente al genere femminile. Sono quasi 30.000 le imprese agricole guidate da donne e da giovani under 35 in Puglia. Queste nuove leve green e innovative hanno scelto di investire il proprio futuro in campagna. Ad affermarlo è Coldiretti Puglia. Sentiamo. Sono quasi 30.000 in Puglia le imprese agricole gestite da donne e da giovani con età inferiore ai 35 anni. Le nuove leve green hanno scelto di investire il proprio futuro in campagna, portando innovazione, sostenibilità, competitività ed efficienza. È quanto segnala Coldiretti Puglia. L'Associazione Agricola Pugliese ha commentato così il nuovo bando Ismea con la pubblicazione del decreto del MASAF sulle misure in favore dell'autoimprenditorialità.
specialità giovanile e femminile in agricoltura, di cui si prevede l'apertura tra giugno e luglio prossimi con 55 milioni di euro di risorse disponibili. Tra i requisiti per accedere ai fondi c'è quello del subentro nella conduzione di un'azienda agricola attiva da almeno 2 anni alla data di presentazione della domanda e la proposta di progetti per lo sviluppo e il consolidamento dell'impresa. L'altra condizione necessaria riguarda l'età di coloro che devono essere alla guida delle imprese agricole, ovvero giovani di età compresa tra i 18 e i 41 anni, non compiuti alla data di presentazione della domanda, o da una donna in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto. Si stima che in Puglia sono oltre 23.000 le aziende agricole condotte da donne che stanno rivoluzionando l'economia in senso innovativo, ha spiegato Coldiretti Puglia, sulla scorta di un rinnovato protagonismo femminile che va sostenuto con nuove misure incentivanti e premianti. In tutto il territorio regionale è cresciuto anche il numero degli agriturismi in rosa, passati da 286 a 305, a conferma di quanto le imprenditrici siano riuscite a cogliere al massimo le opportunità offerte dalla multifunzionalità in agricoltura. Questa mattina il distretto urbano del commercio di Trani ha presentato in villa comunale il sistema di videosorveglianza già attivo. Vediamo. Un impianto realizzato con tecnologia in fibra ottica e collegato direttamente alla centrale operativa di tutte le forze dell'ordine. Stiamo parlando del sistema di videosorveglianza nella villa comunale di Trani, attivato dal distretto urbano del commercio e progettato e installato dalla società Chronotime. Come specificato durante la presentazione, le 10 telecamere sfruttano algoritmi di intelligenza artificiale per migliorare il rilevamento e la registrazione dei dati. La privacy viene garantita, infatti c'è tutto quanto un protocollo con il DPO, quindi il Data Privacy Officer del Comune di Trani, che garantisce quella che è la privacy ovviamente del cittadino. Nel momento in cui ci dovesse essere un'effrazione, solo in quel momento vengono utilizzati, diciamo, i fotogrammi e le videoregistrazioni. E comunque sia il sistema di videosorveglianza è collegato a tutte le forze dell'ordine, quindi tutte le forze dell'ordine, la Polizia Municipale, Carabinieri e Polizia e Guardia di Finanza, in diretta possono comunque vedere tutto quanto sta succedendo all'interno della villa comunale nelle aree presidiate. Il distretto urbano del commercio ha ottenuto una linea dati integrata a quella già esistente in villa comunale, evitando così di utilizzare ulteriori risorse per nuovi collegamenti. L'obiettivo è la sicurezza per un semplice motivo, perché non soltanto per i cittadini ma anche per i commercianti è importante avere una città sicura, non fosse altro che siamo una città turistica, quindi avendo questa rilevanza turistica, ricevere visitatori dall'Italia, dall'estero o anche dai comuni limitrofi è sempre molto positivo, consentire loro un soggiorno molto più tranquillo, rilassante e sereno. Certamente non sono solo questi problemi, noi stiamo cercando di parlare anche con le forze dell'ordine, cui saranno collegate le telecamere, di intervenire per esempio su molteplici aspetti legati anche ai furti d'auto e ai furti in appartamento. Un invito a guardarci dentro e interrogarci su cosa l'imbrunire abbia rappresentato nei nostri percorsi personali. Si è concluso l'ultimo atto del TEDx Barletta Salon. Tra speaker e performance artistiche è andato in scena Oltre il crepuscolo. Il servizio di Antonella Filannino. Si è dato voce all'impatto del crepuscolo nelle nostre vite, di chi nonostante la perdita di equilibrio ha trovato la forza di reagire, la forza per innescare un cambiamento. Si è concluso con Oltre il crepuscolo, l'ultimo atto dell'iniziativa targata TEDx Barletta Salon, un percorso di avvicinamento al prossimo grande evento tra i racconti degli speaker e performance artistiche. Devo dire che da parte nostra abbiamo assistito a una voglia da parte del pubblico di conoscere, di approfondire, di contaminarsi di idee, che è quella voglia che nasce quando ci sono le idee che valgono, le idee di valore dei nostri speaker ovviamente. Oltre il crepuscolo è un momento particolare, un istante, solo una frazione di secondo, dove l'atleta, quindi in questo caso anche io, spicca il volo, cioè
prende consapevolezza dei propri mezzi, delle proprie capacità e quindi riesce a trovare il coraggio per andare oltre e andare verso un altro più grande obiettivo. Si parte dalla paura lampante del non sapere cosa c'è dopo, le tenebre chiaramente, e il momento in cui invece si scopre che oltre le tenebre c'è quella forza che ti permette di andare oltre. Quella forza per me chiaramente è stata l'idea, è stata l'intuizione di voler costruire un qualcosa di nuovo. Tenere viva il ricordo di mia madre. Credo che sia a tutti gli effetti il Circolo Marito un contenitore di idee, di mie idee che voglio condividere con la città. Ho portato la mia esperienza, ho cercato di raccontare come portare valore nei territori, come innescare dei cambiamenti, quindi quali possono essere i trigger che determinano dei cambiamenti sociali. Soprattutto, che è un tema che ho molto a cuore, è come avvicinare gli attori politici all'interno di un contesto sociale, urbano soprattutto, e quindi dare la possibilità a chi non ha voce di avere una voce più ampia e quindi dare voce alle minoranze, e questo è il significato, perché da questo che si innescono i cambiamenti. Viaggiamo all'interno delle storie, ci facciamo guidare dalle illustrazioni contenute all'interno e estrapoliamo la musica che è già presente all'interno delle illustrazioni della storia, e Francesco dà vita a questa musica attraverso il suo strumento e altri piccoli strumenti che portiamo con noi nei nostri appuntamenti. Al termine sono stati rivelati i dettagli sull'evento targato TEDx Barletta, che quest'anno tornerà nel luogo che per primo ha accolto tutta la community nel 2019, il Teatro Curci di Barletta. Ci saranno anche alcune opere del pittore di Barletta Giuseppe De Nittis alla mostra intitolata G7, 7 secoli di arte italiana, che sarà ospitata a Mesagna in occasione del Vertice Mondiale. Ritratto di donna e Dan Le Mon saranno le opere del pittore impressionista di Barletta Giuseppe De Nittis, esposte nella mostra intitolata G7, 7 secoli di arte italiana, che sarà ospitata nel castello Normanno Svevo di Mesagne in provincia di Brindisi. L'esposizione di sculture e quadri sarà visitabile dal 13 giugno al 30 novembre prossimi ed organizzata in occasione del G7 previsto dal 13 al 15 giugno a Borgo Egnazia nel Brindisino. La rassegna, promossa dal network di impresa Mice Experience di Puglia, darà a un pubblico vastissimo e variegato la possibilità di percorrere con efficacia e dovizia di analisi 7 secoli di arte italiana, spiegano gli organizzatori. Il percorso cronologico si apre con la scuola di Nicola Pisano, che secondo numerosi studiosi nacque in Puglia agli inizi del XIII secolo, e si conclude con l'esperienza artistica di Pino Pascali. Sono diverse le istituzioni pugliesi che hanno aderito all'iniziativa, consentendo l'esposizione di opere d'arte della loro collezione. Tra loro ci sono la Galleria Nazionale della Puglia De Vanna di Bitonto e la Pinacoteca De Nittis di Barletta. E si chiude qui questa prima edizione del telegiornale di Teledeon. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento di giornata. A più tardi.